Ragazzi, nuovo video, sugo per la pasta con la zucca o vellutata di zucca. Facciamo un soffritto con olio e aglio, mettiamo la zucca congelata a pezzi grossi e a pezzi piccoli, poi mettiamo nel frullatore dopo che si è asciugata con un po' d'acqua, dopo che si è cotta la zucca, la facciamo cuocere appunto con l'acqua, due bicchieri d'acqua, la scongeliamo nel forno a microonde in padella, si scongela, dopo con l'acqua calda si scongela, col gas caldo, adesso sono pezzi così. Poi la frulliamo col frullatore, che non vi faccio sentire, se no non sarebbe un video ASMR. Scusate il soft spoken, sembra la mia voce, voce alta. Potete anche fare la pasta con la zucca, potete fare la crema di zucca, potete fare la vellutata di zucca, potete fare la zucca ripiena, potete fare quello che volete. La pasta anche con la zucca può essere sia una crema, come voglio fare io, oppure una pasta con la zucca, con i pezzi grandi, non così grossi, ma... Quando si scongela potete la zucca cuocerla e cucinarla in qualsiasi modo. Adesso io gli ho messo l'acqua, sale, olio, aglio o cipolla. Adesso cuoce. Poi non so se frullarla, magari la frullo col frullatore e viene una cremina. Oppure potete lasciarla con i pezzi, non così grossi, un po' più piccoli, sbriciolata, un po' filacciosa e sarà il sugo per la pasta. O un contorno per gli hamburger. Per la salsiccia, per quello che volete. Vi farò delle foto, vedremo. Cucino adesso la zucca in modo che si sciolga bene, che diventa proprio molliccia. E poi vedrò se fare il sugo per la pasta o un contorno o una crema di zucca, comunque. Una vellutata di zucca. Vediamo cosa mi viene, cosa ho voglia di fare. Adesso aspetto che cuocia bene la zucca, che sbollenti, che si sbollenti un po'. E poi quando si è cotta la zucca, che è bella cremosa, vi farò vedere dopo, vedremo cosa farne. Potete fare quello che volete. Forse farò il sugo per la pasta, io non so, vediamo. Magari una vellutata di zucca frullata. Ragazzi, scusate la voce alta, questa è la vellutata di zucca, ok? Appena frullata ed è anche appena cotta. Ecco qui. Alla fine è venuta fuori una vellutata di zucca. Sale e olio, ok? Il frullatore ovviamente a immersione, quello che sapete fatto alto. E questa è la vellutata di zucca. Buonissima ragazzi, adoro. Come primo, come antipasto va anche bene, come secondo, con dei crostini col pane, dei cracker sbriciolati, dei pezzi di pan bauletto, io li mangio anche così, c'è troppo olio stavolta, però è buonissima. Buona cena, buon appetito.